Che cosa resta dell'umano? Che cosa significa rimanere esseri umani? E che cosa significa vivere o non vivere in una dimensione che è tra le due classiche distinzioni della riflessione scientifica, filosofica e culturale dell'Occidente, cioè la natura e la cultura, ormai superate sicuramente, ma ancora oggetto delle due principali famiglie di discipline scientifiche. E che cosa significa questo nell'età cibernetica, cioè nell'età dominata da quella scienza nocchiera che Norbert Wiener, il suo fondatore, aveva definito la scienza del controllo e della comunicazione nell'animale e nella macchina. Se consideriamo che animale significa qualcosa di animato e la macchina o machina dal latino è un congegno che si muove nel mondo, forse possiamo iniziare a capire ciò a cui mi riferisco. E adesso, proprio perché sarà un pendolo continuo fra le scienze dure e le scienze morbide, vi invito a tenere nella memoria dell'immaginario questa immagine. È tratta da un film, Ex Machina, di cui non vi farò lo spoiler naturalmente, ma che ci fa già vedere una creatura artificiale, chiaramente macchinica, con tratti femminili, che si confronta attraverso un vetro con un essere umano in carne ed ossa di genere maschile. E questo significa già essere in un setting di un test particolare, di cui parleremo. E tenendo questa immagine, possiamo dire che cosa resta dell'umano nell'età cibernetica, no? Accorpando il titolo e il sottotitolo, quando, tenendo appunto questo aspetto sullo sfondo, possiamo dire fino a che punto possiamo venire modificati dalle tecnologie rimanendo umani. E non potrò darvi risposte, solo porre alcune basi, a loro volta articolate al loro interno. E la grande riflessione di oggi si muove, o diciamo è innervata, da queste due coppie di concetti: postumano come condizione, transumano come condizione alternativa, e le rispettive filosofie, postumanesimo e transumanesimo. E queste due coppie in ogni caso si confrontano con la relazione fra umano e macchinico, o appunto macchinico se vogliamo lasciare l'origine latina, e si arriverà per gradi alla fine a questa riflessione passando per esperienze, cognizioni ed emozioni che sicuramente ci caratterizzano come umani. Quindi ripensare l'umano significa anche utilizzare, da un lato, tutto quello che la cultura alta e bassa, le immagini fisse in movimento dell'immaginario globale, dai romanzi ai comics, ai manga, agli anime, in una visione anche interculturale, ci permette di capire questa realtà sui generis, che è la realtà sociale della cultura e che direi che nessun altro, meglio di un grande scrittore e teorico come Philip Dick, ha chiamato la realtà è quella che rimane quando abbiamo smesso di crederci. E questa realtà sui generis della cultura e della società ci può aiutare a capire, a decifrare con le funzioni dell'immaginario alcuni aspetti di questa trasmigrazione. Adesso passiamo al polo delle scienze e vediamo come gli stessi acronimi, cioè quei nomi che contengono tutti gli iniziali dei significati che le contengono, addirittura nelle scienze della vita, ma anche nella bionica in particolare, nelle pratiche riabilitative prostetiche, dimostrano che esiste una necessità già all'interno delle scienze dure di una fortissima apertura interdisciplinare, proprio perché gli aspetti dell'umano che vengono curati, riabilitati, potenziati, come vedete, spaziano da genetica, robotica, information technology, nanotechnology, oppure nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive science. Quindi vediamo che la sfaccettatura di questa apertura di nuove dimensioni sia vista già dalle scienze che sono ormai
parte della nostra realtà quotidiana. E quindi, tornando al pendolo dalla parte dell'immaginario, questi nuovi ambiti, ripeto, di cura, riabilitazione, potenziamento, che ci aprono le scienze, come stanno invece con quei sogni e gli incubi dell'immaginario fantascientifico, in cui il non morto, ciò che non vive e che non è nato, e tutta la fantasmagorica classificazione dei non nati da donna, come il grande visionario ingegnere Tagliasco, prendendo da Shakespeare, aveva chiamato, tutta quella serie di creature artificiali, ibride, che continuano ad animare o a inquietare i nostri sogni o i nostri incubi, partendo dal golem, dal più antico antropoide tellurico artificiale, fino appunto ai cyborgs, ai replicanti e appunto agli androidi ginoidi. E come influenzano queste figurazioni l'idea che abbiamo di ciò che è umano e soprattutto l'idea di come ci dobbiamo comportare? Perché le macchine, che sono senzienti, calcolanti e reagenti, sono lo specchio della nostra umanità oggi e ci pongono questioni etiche e pragmatiche fondamentali. Per cui ritorniamo alla nostra ginoide, quindi vi ho detto che l'androide femminile si chiama ginoide, e in questo caso è una creatura molto curiosa, una scienziata che ha rovesciato e trasformato il setting del Turing Test, perché come vedete è lei che interroga l'umano e soprattutto in totale trasparenza. Non vi è più possibilità di essere ingannati, il punto è domandarsi che cosa significa essere umano se io mi considero non ancora abbastanza umana, perché in questo plot, in questa trama, vedremo che la ginoide arriva ad avere caratteri sempre più femminili e sempre più mimetici durante tutto il percorso. Ma l'interrogativo che ci pone è di questo tipo: che cosa vuol dire essere umano? Non vi è niente di più umano della volontà di sopravvivere, di vivere degnamente? Oppure queste due proposizioni le possiamo considerare sicuramente ancora coordinate, ma disgiuntive? Quindi la prima opzione, non vi è niente di più umano che la volontà di sopravvivere, non ci riporta alle origini che ci legano a tutti gli esseri animati e che quindi ci riconducono a una visione darwiniana, evoluzionistica, conflittuale della relazione fra le specie e tra ciò che è umano e fra ciò che non lo è? Non è piuttosto la volontà di vivere degnamente quello che ci rende umani e che quindi permette anche a noi di fare un salto nell'apprendimento etico? Diventare meglio di ciò che siamo senza necessariamente aver bisogno di una rinascita morale del genere umano, semplicemente mettere a frutto le potenzialità e le risorse etiche che già possediamo. E quindi le nuove sfide di una biorobotica, diciamo etica, o diciamo pure di una roboetica, possono essere di nuovo espresse in domande. Essere umano significa essere puro dal punto di vista della limpiezza di sangue, cioè vuol dire essere nato o nata da donna secondo metodi naturali, oppure essere umano equivale a possedere e esercitare l'abilità di essere responsabile, di fare scelte e di assumersi la responsabilità di tali scelte, e quindi queste nuove creature fanno già parte, anche se in forma di esperimento mentale, nella nuova frontiera dell'etica? Naturalmente io rispondo con un no alla prima domanda, rispondo un sì a tutte le altre. E quale sarebbe la soluzione? Dal punto di vista umano potremmo riformulare l'imperativo etico di Kant, adeguandolo alla nuova relazione con gli esseri ibridi e artificiali, e dire appunto che essere umano vuol dire agisci in modo da trattare tutti questi esseri macchinali o macchinici
almeno in via di principio, non soltanto come strumenti, non soltanto come mezzi, ma anche come fini, dentro un orizzonte intramondano, dentro una dimensione più inclusiva e non più antropocentrica. Dal punto di vista invece della macchina, ex machina, potremmo vedere che potremmo francamente riprendere la legge zero di Isaac Asimov, un grande, di nuovo, scienziato e scrittore di fantascienza, che chiama con la legge zero una massima fondamentale, un robot, ossia un'intelligenza, una creatura capace di sentire, rispondere e di agire nel mondo, non deve recare in nessun modo danno all'essere umano, né permettere per omissione che venga arrecato danno ad esso. E quindi ritorniamo con un'accentuazione positiva sulla slides che parlava di postumano, postumanesimo contrapposto al transumano e al transumanesimo. Perché? Perché soltanto la legge zero ci permette di fare una cosa fondamentale, cioè di togliere l'etichetta di mostruosità o di essere fonte di repulsione a tutto ciò che non è biologicamente puro, e ci mette al sicuro dal ritorno strisciante del razzismo e della volontà di discriminazione nei confronti di nuove entità. Ci riporta di nuovo al dilemma di dover rifuggire dal razzismo in quanto un male latente nella nostra condizione umana. Il postumano ci permette intanto di connettere il passato, il presente e il futuro, perché di radici del postumano appunto le abbiamo trovate dal golem fino ai cyborgs, in tutte le culture, anche non occidentali, facendo riferimento anche a quelle forme di sapienza e di conoscenza che sono l'animismo, lo shintoismo e tutte le altre riflessioni non monoteistiche, oppure accanto a quelle monoteistiche, che permettono di aprire una via all'inclusione di tutti gli esseri viventi e non viventi, umani e non umani, fino addirittura ad includere la dimensione della materialità nel suo più ampio complesso. Quindi il postumanesimo è la corrispondente concezione di una costellazione, di una condizione che può essere considerata un passato carico di futuro. A differenza di questo, il transumano è una condizione anch'essa definita dal transumanesimo tramite l'ideale definitivo ed ultimo del mind upload, dello scaricamento della mente e quindi dell'abbandono del corpo, della radicale smaterializzazione. Se vogliamo, di un futuro di pura razionalità in cui le relazioni saranno soltanto fra puri esseri immateriali, abbandonando la grande dimensione che ci fa non solo esseri umani, ma ci fa esseri relazionali, perché senza il corpo, senza la fondamentale di definizione dell'orientamento nel tempo e dello spazio e dell'assunzione di responsabilità che la corporeità, di qualunque tipo essa sia, ci dà, perdiamo moltissimo. E se ricordiamo di nuovo le scienze di cui io ho parlato, il GRIN o le altre tipologie di connubi interdisciplinari, di scienze che si occupano di cura, riabilitazione e potenziamento, quando ci spostiamo sul potenziamento vediamo che le nuove discipline fanno capire che non potremo mai eliminare la vulnerabilità, non solo perché è inevitabile che noi saremo costretti a dover riconfigurare nuove vulnerabilità, come l'esempio del tallone di Achille ci ricorda, ma anche perché la vulnerabilità è anche una dimensione di apertura, di nuova possibilità, di nuovi futuri. E di nuovo il postumano come condizione e il postumanesimo come riflessione filosofica ci avverte anche di un'altra cosa, che non ci sono futuri scritti. Vi sono tante possibili configurazioni di questa nuova dimensione e soprattutto ci invita a non cadere nella trappola del dualismo fra ottimisti o pessimisti, i technophiliacs e invece i nemici della tecnologia. In realtà
siamo in una serie di tradizioni nascoste che ci rendono possibili nuovi futuri. Vi faccio ancora due esempi, uno da Minority Report, in cui vedete che è possibile avere versioni diverse per impercettibili elementi del futuro, che quindi si realizzerà diversamente, e anche le scienze ci dicono che la pur perfetta equazione cambia nei risultati al momento in cui si modifichino anche di un micron le condizioni di partenza. Quindi possibili futuri alternativi ci sono davanti, andiamo oltre il determinismo. Grazie.